scusate, non suo, scusate. Però, insomma, no, ma io, gli suoi colleghi autorevoli. Io rispondo anche dell'ultimo dei colleghi, però... Sta per saltare il direttore generale della RAI, tra... sì, però, nominato, Marco, liberiamoci dall'ossessione di Matteo Renzi, perché non esiste che quando Campo dall'Orto viene nominato è l'imposizione di Renzi, e come ricordava Formigli adesso ci racconta che Renzi vuole cacciare Campo dall'Orto e i 5 Stelle lo difendono. Le cose non stanno così. Matteo Renzi, da Presidente del Consiglio, ha certamente, essendo lo Stato, il governo azionista di quell'azienda, lavorato per costruire un nuovo management. Oggi nessuno caccia nessuno. Dopodiché, su 300 deputati, è anche quello che fa la dichiarazione improvvida. Sì. Ma martedì sera, non su questa rete, su altre reti, qualcheduno lamentava che Matteo Renzi snobba le trasmissioni RAI, non ci va, non le considera, ma insomma è un Renzi che le occupa, che le snobba, vabbè, che le condiziona, che le ignora. Sono fatti di Renzi, decida quello che vuole fare, non è che sì, ma non vediamo il lutto ovunque, perché Renzi non va in televisione. Poi voglio dire, lui la televisione sembra che l'abbia occupata, la sappia usare molto bene. Il punto però è l'uso dell'informazione tirata di qua e di là. Perché qui stiamo parlando di una trasmissione Report che è già nell'occhio del ciclone per varie altre inchieste che non sono state gradite. La vicenda, e mi dispiace che parlo del giornale di cui sono stato direttore, di cui sono onorato di essere stato direttore, che è l'Unità, però la vicenda legata al caso Pessina, l'Unità, il salvataggio dell'Unità, eccetera, ha creato un certo scompiglio, per usare un eufemismo, al Nazareno. Evidente che non sono trasmissioni gradite. Ecco, non sarebbe bello che una politica rinnovata, anche del Partito Democratico, lei rappresenta, si dice, la faccia umana del renzismo. Sapete che c'è una corrente Richetti-Padellaro che sta nascendo. La corrente faccia umana. Non sarebbe bello dire: questa inchiesta non ci piace, però noi la difendiamo perché difendiamo la libertà di informazione. Allora, non sarebbe bello. Siccome c'è un tassativo, teniamo un attimo la suspense. Noi vogliamo sapere da Richetti come risponde. La domanda è chiara. Inchiesta di Report sui rapporti presunti tra l'editore dell'Unità e, diciamo, appalti che avrebbe ricevuto da Leni in cambio di essersi preso il fardello dell'Unità. Di fronte a questo c'è stata una causa del Partito Democratico. Cosa ne pensa Richetti? Ce lo dirà dopo il break, perché se no mi sbranano. Dopo il break vi daremo anche naturalmente tutti gli aggiornamenti su Parigi.